going to take place very shortly, so we need you to just stand clear, please. Sit. Good. Very, very well behaved. Lay down. Good. Get up. Yeah. See? Good trainer. I teach you everything. Ma dove? Dove? Sono solo 10 minuti. Qual è il tuo problema? Eh? Lo sta. Lo stai benissimo. Ah, perché ho sbagliato fermata, vabbè. Sei incazzatella. Dai, è venuto fuori anche un po' di ombra. Qualche nuvoletta. Ma arriverà comunque. Ma scusa, vieni a vedere con i tuoi occhi, c'è scritto che i bus finiscono alle 11.50. Eccolo che arriva, nene. Come non è quello? 123. Quello dietro. Beh, siamo saliti su quello sbagliato che ha telefonato l'altro perché... Beh, comunque ha detto che sta arrivando dietro di lui. Hai un sorrisino, potresti farlo. Ha detto che arriva. Al Botanic Garden. Al Botanic Garden. Sì, spacca. Siamo solo Ienene, quindi come ai vecchi tempi. Che tronco. Usavano questi alberi per coprire i rifugi e farne delle case e costruire barche, canoe. Siamo pronti per partire per questa nuova avventura. Stiamo andando alle Crystal Cascade in un campeggio abbastanza attrezzato. Stiamo partendo in bicicletta. Io devo caricare tutto. Ma te sul serio, non sto scherzando. Vabbè, ma le leghi lì.
sì, ma la guido io la bicicletta. Beh, io non ce l'ho. Ecco, se sì, lo fa. Ma me l'hai detto che tu non ce l'avevi. Beh, è il venditore che ha mentito assolutamente. Ma sai che cosa c'è? Che tu non avrai il cestino, però hai sicuramente uno zaino. Se mi sbilancio e cado è colpa tua, eh. E non dire o l'ho ammazzato. Sto cercando di riprendere il fiato. Abbiamo fatto tipo 74 km, una cosa del genere. Ma che esagerato! Che esagerato, mica abbiamo fatto 74 km, 45 minuti in bicicletta non saranno mica 74 km. Ho passato un po' di anni da quando scalavo le vette con mio padre. Le vette di che? Dell'Everest, delle Alpi. Vero papi che scalavo le vette con te sulle Alpi? Secondo me non hai fatto neanche una salita. No, neanche... fino a Gribbia sono arrivata. Proprio un bel posticino. No, Vets, non ci puoi credere. Cosa? Mentre stavo facendo la ripresa ho sentito crack. Crack? Sì. Cioè... Ah! Ti puoi credere? Ah! Mi sono abbassato per fare una ripresa a te e si sono rotti. Ma dai! Tra l'altro Australia, non ho più pantaloni. No, ne ho uno, ma... Come cazzo faccio? Devo... Beh, ma la tenda porta sfiga per i tuoi vestiti. Prima il canguro... È una scultura d'arte moderna, non è una tenda. Spero che non tiri vento e che non piova, perché... Barbie time! Ciao. Buongiorno. Buongiorno, sono le 11. Ecco, siccome noi siamo furbi, andiamo alle cascate alle 11 quando il sole è bello alto. Pronto? Questo è pazzo. È ufficialmente pazzo. Come la Santa Petronilla di Biasken, eh? Cioè, dopo tante fatiche sono morta, come vedete dalla mia faccia. Sto morendo anch'io qua sotto, nel sole. Però siamo contenti di essere arrivati qui e è stato... più che altro il viaggio. Non mi sento più le gambe. È stato più che altro l'orgoglio di essere arrivati fin qua in bicicletta e a piedi a fare la differenza, perché le cascate sono belle, sono carine, ma per chi è ticinese come me e ha visto le cascate in Svizzera non c'è paragone. La Svizzera vince. E vince anche il fiume Savena. Cioè, tra questo il fiume Savena non è che... Matte, come ti senti nei vestiti da donna? Amore, ma come sei sexy! Mangi una carota proprio in modo sensuale. Mi sento sul set di Basic Instinct. Vogliamo scattare questa foto? Sì, è una foto, non hai impazzito.